Linda è una donna di 31 anni, è single, molto intelligente, senza peli sulla lingua. Si è laureata anni fa in filosofia. Da studentessa si interessò molto ai problemi della discriminazione e della giustizia sociale. Partecipò anche a manifestazioni antinucleari. E ora dimmi, quale alternativa è più probabile? Opzione numero 1. Linda è militante di un movimento femminista. Opzione numero 2. Linda è una cassiera di banca. Opzione numero 3. Linda è una cassiera di banca ed è al tempo stesso militante di un movimento femminista. Oggi parliamo dell'euristica della rappresentatività. Questo è Pensieri e Denari, un viaggio attraverso le tasche e la mente della gente. Quando siamo di fronte ad una decisione incerta e dobbiamo valutare una situazione, una persona o un oggetto, la nostra mente ragiona per categorie. So già cosa stai pensando, a me non può succedere. Eppure per l'uomo delle caverne riconoscere un pericolo attraverso una situazione simile già vissuta poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Ci avevi mai pensato? Ecco, che tu lo voglia o no, il nostro cervello funziona esattamente alla stessa maniera. Ancora oggi, infatti, questo gioco euristico è parte della nostra vita, ce la semplifica e ci è utile in moltissimi casi. Il problema è che nel fare questa semplificazione spesso non si tiene conto della reale probabilità degli eventi. Torniamo ora al test di Linda e analizziamolo un po' assieme. Tra le informazioni fornite sulla vita di Linda ed il suo lavoro attuale, non c'è alcun legame diretto. Inoltre, la probabilità che i due eventi accadano contemporaneamente non può mai essere maggiore della probabilità che un evento singolo accada. Quindi come mai la maggior parte di noi ha risposto che Linda è una cassiera di banca militante? Perché probabilmente questa descrizione si avvicina maggiormente alla categoria mentale che ci siamo costruiti di lei sentendo il racconto della sua vita. Ecco, servito un tipico esempio di euristica della rappresentatività. Qual è dunque il significato di euristica della rappresentatività? Per euristica della rappresentatività intendiamo una scorciatoia del pensiero che ci permette di paragonare le informazioni a nostra disposizione con dei prototipi mentali già precostituiti, senza tenere conto della reale probabilità ad essa associata.